Amici di Motori, buona serata. Quella di stasera sarà una puntata atipica perché parleremo di tennis. La settimana scorsa si è svolto la quinta edizione del trofeo Carlo Agazzi e direte cosa c'entra il tennis con i motori? È molto semplice perché la famiglia Agazzi ci avvicina con tutta la famiglia per la stagione di motori a 360 gradi. Quindi mi sembrava giusto dare spazio a chi ha investito e ha fatto venire qua a Brescia il numero 2 Seppi, il numero 5 Cipolla, che poi ha vinto il trofeo Carlo Agazzi, per parlare anche un attimo di motori. E a questo punto so che tanti sono appassionati di motori, sono appassionati di tennis e volevamo dedicare questa penultima puntata, perché la settimana prossima chiuderemo la stagione di motori a 360 gradi con la serata della Brescia Corse, e quindi a questo punto parliamo solo di tennis. Il servizio. Memorial Carlo Agazzi, è quello che conta nella vita, penso Enrico che tu sia d'accordo, è l'amicizia, la comunità di intenti, la passione per uno sport come il tennis, che grazie ad Andrea nella Francia Corta sta diventando un polo internazionale. Sì, dice bene, io non vorrei ripetere quello che tutti gli anni vado ormai narrando da un quinquennio a questa parte. La gente si dimentica. È vero, della mia amicizia con Andrea, vabbè, qui in zona e non solo, tutti sanno, della mia grande amicizia col povero papà di Andrea, al quale poi è intitolato il memorial, altrettanto. Sicuramente quello che potrà divenire in Franciacorta un grande polo tennistico e dello sport in generale, già qualche vagito lo si cattura oggi. Questo signore è sicuramente un protagonista del presente e lo sarà sicuramente per il prossimo futuro. Quindi credo che la soddisfazione che noi ricaviamo da questa piccolissima sponsorizzazione ci vedrà protagonisti anche negli anni a venire. Sono contento perché vuol dire, Andrea, che l'anno 21, amico Enrico, sarà ancora tuo partner per la sesta edizione, Carlo Agazzi. Speriamo di sì. Colgo l'occasione, io ringrazio Enrico, come sempre, perché senza di lui il torneo sicuramente non ci potrebbe essere. E di conseguenza sono veramente contento di come sta andando avanti questo nostro progetto, che chissà mai in un futuro potrà, speriamo, anche sfociare in un torneo ancora di maggiore qualità, insomma. Ecco, a proposito del torneo, a microfoni spenti, mai parlato delle potenziali difficoltà che tutti, anche i grandi campioni come Seppi, potrebbe trovare in questa formula di rodeo dove pronti via devi dare subito il 1000 per 1000. Beh, sicuramente questa formula di punteggio rodeo è una formula in cui il giocatore deve entrare già molto pronto, e di conseguenza io dico che domani ci saranno due grandi favoriti, che saranno Seppi e vabbè, sappiamo già tutto il suo curriculum, e Cipolla. Però dovranno comunque stare attenti, perché dietro arriveranno dei giocatori di valore, tra cui Bellotti, che è un prima categoria, e Galovic altrettanto, tutti giocatori comunque inseriti nella classifica ATP, che arriveranno già rodati e con almeno due partite sulle gambe, che però gli daranno quel vantaggio di essersi già abituati un po' alle condizioni di questo torneo, insomma. Yeah.
Sì, no. Allora, amici di motore, siamo arrivati alla prima finale di questo due giorni che il Palaiseo diventa l'ombelico del mondo del tennis. Naturalmente siamo con Andrea Gazzi, vicino a te hai Giuseppe Lancini, che è capitano. Capitano della squadra nostra qui amatoriale del Palaiseo. Che l'anno 21 ti darà tante soddisfazioni. Devi chiederlo a loro. Allora capitano, a questo punto il grado gli fa anche onore. La promessa è di farli giocare un pochino tutti, però il mio motto è vincere, saper vincere, giocare con onestà, con precisione, con correttezza, ma vincere. Non è del cubertiano che l'importante è partecipare, no? Ma anche vincere però, perché tu ci parti con lo spirito, ci giochiamo, poi si vuole vincere per forza. Si gioca sempre per vincere anche. Anche perché i secondi sono i primi degli ultimi. Bravi, è vero. Allora, i secondi non contano niente, contano primi. Quindi ragazzi, per l'anno 21 voi avete fatto l'esibizione qui a questo due giorni al Memorial Carlo Gazzi, quindi adesso invece la prossima stagione sarete impegnati, però parliamo di questa finale. David Dompè, che è arrivato secondo in questo finale amatoriale, una finale sofferta, come nel mondo dell'automobilismo il compagno di squadra è l'avversario più forte. Esatto, no, però sono contento perché ho ripreso a giocare, è una partita lottata, e lui molto più costante di me, quindi è giusto che sia andata così. Come hai sentito prima Andrea, il tuo capitano l'anno 21, al secondo non si può arrivare. Ah no, assolutamente, ora ci alleneremo per fare il possibile. E siamo col vincitore, Nicola Franchi, allora una bella vittoria contro un compagno che l'anno squadra. Per me è un onore, è stata una partita bellissima, mi sono divertito tantissimo in questo circolo che per me è nuovo, è un onore perché vedendo cosa si può organizzare a casa, veramente ho fatto anche i primi complimenti a Andrea e speriamo l'anno prossimo di fare il meglio. Con un giocatore come Andrea Gazzi che sa cosa vuol dire. Sarebbe un sogno, per me è veramente un sogno. Quello che si è giocato oggi è l'antipasto del clou, domenica alle ore 14 in avanti ci sarà veramente il top del mondo del tennis, non solo italiano ma internazionale, per il quinto Memorial Carlo Gazzi. Con noi Andrea Gazzi, e oggi è stato l'antipasto. Andrea, bellissime esibizioni, già nel mondo amatoriale bresciano c'è tanto da fare e c'è molto futuro. Sì, devo dire che oggi, a parte tutto il programma che abbiamo fatto e stiamo svolgendo delle partite di qualificazione del torneo dei professionisti, come ogni anno ci ho tenuto a premiare i due giocatori migliori del nostro club nel far svolgere la finale nello stesso giorno dei professionisti. Penso sia una cosa bella, un bel obiettivo per tutte le persone che gravitano attorno a questo club e uno stimolo in più per rimanere in un ambiente attivo e di alto livello. Paolo Fedeli, giudice arbitro di questa manifestazione, quinto trofeo Carlo Gazzi, Iseo diventa l'ombelico del mondo del tennis, grandi campioni e grande spettacolo. Abbiamo l'onore di avere Andrea Seppi che gioca come testa di serie numero uno questo torneo e è l'unico torneo che gioca nazionale, quindi già questa è una risposta al valore del giocatore. Chiedo a lei qual è il punto di situazione tennistica bresciana, visto che poi qui oltre la punta dell'iceberg è Seppi, Cipolla, ma però Brescia non è da meno. Sì, non è da meno, ci sono anche a Brescia due buoni giocatori, purtroppo non sono presenti a questa manifestazione perché capita in un periodo della stagione che sono in fase di preparazione, potevano magari fare una scelta diversa, però vabbè, loro hanno scelto così, mi spiace non averli, sono Brizzi e Pedrini, che comunque facciamo tutti il tifo anche per loro.
quindi si se... Quindi piacere di guida su ogni strada. Qualità giapponese.
Yokohama. Love Driving. Signore e signori, benvenuti a bordo. Per il vostro comfort sono presenti 4 uscite, 2 davanti e 2 di dietro. Buon viaggio! Con Mini Free to Drive puoi avere Mini Countryman a 220 euro al mese, con 2 anni di assicurazione furto incendio e pacchetto manutenzione inclusi. E tra 2 anni decidi se restituirla. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1964, offre solo certezze. Utilizzo di ricambi originali, tariffa manodopera vantaggiosa, esecuzioni lavori di meccanica, elettrauto, gommista, presso officine autorizzate e specializzate. Utilizzo di vernici DuPont per garantire a vita le verniciature. Dispone inoltre di 3 auto sostitutive e carro attrezzi ed è fiduciaria delle migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, Arezzato, Brescia. Euroimage 2000 SRL. L'azienda è specializzata nella produzione di stampe digitali di grande formato per punti vendita, striscioni, decorazioni di veicoli, rivestimenti per edifici, cartellonistica di interni ed esterni. Le più avanzate tecnologie digitali, abbinate all'esperienza in questi 10 anni di attività, ci hanno permesso di proporre al mercato un alto livello di servizio fornito. Euroimage 2000 SRL. Via Padania 22, Castelnella, Brescia. Telefono 030 35 81 730. www.euroimage.it. Insieme possiamo arrivare ovunque. Insieme, non importa dove. Nuova Subaru Forester, Boxer diesel, benzina e bifuel. Scoprila negli showroom Subaru. Motoguzzi e Filippini. Da oggi la tua squadra è ancora più vincente. Filippini, esclusivista Motoguzzi e Aprilia, è a Brescia in via Pusterla numero 9. In 15 anni siamo passati dalla Luna a Marte, dalle cassette agli MP3, dalle cabine telefoniche agli smartphone, dal fax all'email, dalla X5 alla X5. L'auto che ha cambiato tutto, cambia tutto di nuovo. Nuova BMW X5, the boss is back. Grazie a tutti.
Riccardo Bellotti, uno dei primi semifinalisti, è la prima volta che vieni a Brescia, a Iseo, sei di Vienna, è la prima volta che partecipi a questo rodeo e ti è capitato Flavio Cipolla. Comunque complimenti, è stata una bellissima partita. Grazie, sì, è stata una bella partita, sapevo che la palla la sente tanto, cercavo di spostarmi col dritto, fare la partita col dritto, è stato più bravo lui oggi. La tua stagione non finisce qui? Inizia a gennaio, il 13 in Inghilterra, dopo gioco un ATP a Zagabria e dopo vediamo. Sei 1-7 in Italia e 300 nel mondo, un bel posto. Sì, ma io vorrei arrivare in fondo, punto sulla numero 1, se non ce la faccio però ci metto tutto. Complimenti, grazie. Grazie, grazie. Siamo con Flavio Cipolla, nato semifinalista, vincitore della quarta edizione del trofeo Carlo Agazzi. Un bellissimo incontro contro Riccardo Bellotti, la classe però alla fine è emersa. No, sì, sono contento di aver vinto all'esordio, non è mai semplice entrare a freddo così, lui aveva già giocato una partita lottata prima, era già abbastanza caldo, diciamo, forse un po' stanco, non lo so. Comunque ho fatto un bel match solido, ho sbagliato poco. Punteggio anche forse un pochino falso, 4-2-4-1, un po' troppo severo forse, però sono contento di aver vinto. Adesso vediamo Seppi in azione tra pochissimo. Finale Seppi Cipolla? Speriamo, sarebbe una bella finale, però io ci sto già in finale, vediamo adesso Andrea. Anche perché i valori alla fine emergono sempre, pur essendo una forma particolare questo di rodeo. Sì, sì, qui si livella un pochino, perché essendo 7-4 con il punto secco, basta che uno prenda un break e già un set è compromesso, quindi bisogna stare un pochino più attenti, i livelli si assottigliano un po' di più. La stagione com'è andata, come sarà il 2014? Allora, diciamo, la stagione non è andata nel migliore dei modi, un'annata direi sottotono, però sono molto fiducioso per il 2014. Ti aspettiamo dopo, buon rilassamento. A dopo, grazie. Siamo con Andrea Seppi, numero 2 in Italia e numero 24 nel mondo, a onorare questo memoria Carlo Agazzi. Non diciamo niente perché c'è ancora una semifinale e il rodeo è atipico indipendentemente dal valore del giocatore. Complimenti per essere a Brescia. Grazie, chiaro, mi fa sempre molto piacere partecipare a questi eventi, poi questo per una causa anche molto speciale, la mia prima volta che faccio un torneo del genere al rodeo e sono, sicuramente sarà una cosa emozionante e chiaramente cercherò di fare del meglio. E poi al di là delle tue qualità sei simpaticissimo, piaci le donne e poi sei del Milan e quindi un ulteriore valore. Sì, anche se stiamo passando un periodo duro, però alla fine ci facciamo. Però sì, dai, ci tifiamo sempre alla grande. Dopo di qui due giorni di riposo, poi parti per l'Australia? Sì, no, ancora una settimana di allenamento e poi il 25 praticamente parto già per Perth. Su 365 giorni all'anno non sei mai a casa, non sei mai nella tua Caldaro Bolzano? Sì, pochissimo, quasi d'estate magari ogni tanto durante i tornei in Europa, però a inizio anno e a fine anno sono molti, molti impegni anche come adesso in Australia, in America, in Cina, quindi insomma si gira tanto, sì. Vogliamo deconcentrarti, a dopo. Grazie, a dopo. Siamo con Nicola Ghirin, l'altro semifinalista che adesso affronterà Andrea Seppi. Non ti fai mancare nulla, l'anno scorso Cipolla, quest'anno Seppi, prossimo? Riesco sempre a esprimermi a buoni livelli qui, adesso vediamo come riesco a fare, cosa riesco a fare con Andreas. Una bella, sicuramente una bella occasione per mettermi in mostra. Una stagione un po' costellata da infortuni quest'anno o tutto è andato bene? No, beh, qualche acciacco alla schiena, devo sempre, nei mesi invernali ho avuto qualche problemino, però sono riuscito a giocare abbastanza. Questa formula del rodeo ti è congeniale, devi dare tutto subito. Sì, si gioca in pochi punti, quindi l'attenzione deve essere sempre a mille e le partite possono girare in pochi punti, sì, però mi piace, sì. Quindi ti chiedo,
Thank you.
Livello, comunque tu ti sei difeso molto bene. Sì, quando riusciva a servire bene, riusciva a far partita pari sui miei turni di servizio, ho fatto fatica a rispondere, lui ha un ritmo molto alto, però sono contento, bella esperienza. Ma non capita tutte le volte di incontrare il numero 2 in Italia, 24 ore al mondo? No, decisamente no, non capita tutti i giorni. Solo qui a Iseo, al quinto trofeo Memoria Carlo Agazzi. Tanto tu sei abbonato ai grandi campioni, magari l'anno 21 chissà chi potrai trovare. Vediamo, speriamo di fare una bella stagione l'anno prossimo e poi a dicembre sta diventando una tappa abituale questo bel torneo. Complimenti. Grazie mille. Allora siamo con Andrea Seppi, allora la finale che era già scritta con Cipolla, anche se tu eri il tuo esordio a questo torneo un po' particolare, il rodeo, come ti sei trovato? Sì, chiaramente è sempre difficile entrare e giocare subito, insomma, bene, però è stata una buona partita, il secondo set penso molto meglio, ho preso un po' il ritmo e adesso speriamo di fare una bella finale con Flavio. Comunque abbiamo sempre fatto delle buonissime partite in passato, quindi cerchiamo di dare un po' di spettacolo. Tu sei un punto di riferimento nel mondo del tennis nazionale e internazionale, fai parte della Coppa Davis, una Coppa Davis che possiamo fare il punto?
Sì, sicuramente non facile, anche perché in Argentina comunque è sempre un campo molto, molto difficile, soprattutto col pubblico che è sempre molto caldo, e però insomma Fabio ha giocato molto bene quest'anno sulla terra, io forse un po' meno, però penso che siamo una buona squadra, speriamo che anche Bolelli recuperi, poi Lorenzi sulla terra è sempre un ottimo giocatore, poi si vedrà chi viene, se Volandri, Staracci, ancora non si sa le convocazioni, però insomma siamo pronti per questo match e cerchiamo chiaramente di portarlo a casa. L'importante è che ci sia Andrea Seppi. Chiaro, spero di esserci, quello sempre. Adesso ti lasciamo riposare. Grazie. Grazie. È una manifestazione giunta alla ultimissima edizione che ha accompagnato 3-4 generazioni di giocatori. Il circuito voluto appositamente come promozionale all'agonismo non assegna punti fini, ma assegna quelle sensibilità, quelle attenzioni che vivono il tennis e che vengono poi, ho scoperto, ricordate, l'anno prossimo, la seconda settimana di novembre, a seguire Bercy, i professionisti verranno in Italia e la seconda tappa farà sede a Brescia. Il mio augurio qual è? Visto, vi dirò di più, visto la partecipazione di quest'anno a questo challenge, hanno partecipato giocatori tra i primi 100 nomi, se ne erano 6. Io credo che avere in concomitanza soltanto il Master ATP, quindi i primi 8, facilmente avremo un torneo di altissimo livello. Telespettatori, buonasera, sono Paolo Fedele, vi parlo dal campo centrale del Paleiseo, dove sta per andare in onda la finale del quinto Rodeo Memorial Carlo Agazzi, una finale tra il testissero numero 1 e la testissero numero 2 del tabellone. Si tratta di Andreas Seppi, attualmente classifica 1.1 italiana, e Flavio Cipolla, classifica 1.5 italiana e testissero numero 2 di questo rodeo. In 15 anni siamo passati dalla Luna a Marte, dalle cassette agli MP3, dalle cabine telefoniche agli smartphone, dal fax all'email, dalla X5 alla X5. L'auto che ha cambiato tutto, cambia tutto di nuovo. Nuova BMW X5, The Boss is back. Riusciresti a lavorare così? Veicoli commerciali Citroën, progettati per farti lavorare nelle migliori condizioni. A novembre, con finanziamento leasing TAN 3 99%, hai fino al 50% di sconto con servizio Winter Free Drive. 5 anni di tranquillità, 5 anni di assistenza stradale, 5 anni o 180.000 km di manutenzione e cambio pneumatici invernali. Carrozzeria Aurora, dal 1964, offre solo certezze. Utilizzo di ricambi originali, tariffa manodopera vantaggiosa, esecuzioni lavori di meccanica, elettrauto, gommista, presso officine autorizzate e specializzate. Utilizzo di vernici Dupont per garantire a vita le verniciature. Dispone inoltre di 3 auto sostitutive e carro attrezzi ed è fiduciaria delle migliori compagnie assicurative. Nuova Carrozzeria Aurora, Arezzato, Brescia. Cos'è che ci tocca profondamente oggi? Cosa vogliamo tenere stretto? Che cosa vogliamo riprenderci?
un futuro che possiamo toccare con mano già adesso. Peugeot 208, Touch the Future. Motori VTI dai bassi consumi, touchscreen multimediale e volante compatto per una guida che ci piace davvero. Per noi a 9.950 euro. Cerco un'auto che abbia tutto e che non costi tanto. E poi sicura, mi raccomando, sto per avere un bimbo. Sì. E mia moglie, scusa. Pronto, amore? Ma che bello! Sono due gemelli! Solo che adesso ho bisogno di una macchina più grande. Sì. Il capo. Fantastico! Non ci crederà, ho avuto la promozione. Solo che adesso ho bisogno di una macchina. Sì. Per noi giapponesi, l'ospite è sacro. Sì. Suzuki. Sì. Sì. Suzuki. Sì. Tesino Andrea Seppi al servizio. Gioco. Doppio errore per Andrea Seppi, 0-15. Ricordiamo che si gioca con la formula rodeo, cioè i set arriveranno ai 4 anziché i 6. Vole vincente sulla rete per Flavio Cipolla. 0-30, inizio in salita per Seppi. Servizio vincente 15-30. Ancora fuori questo rovescio di Seppi. 15-40. Non passa la prima di servizio di Seppi. Ancora un secondo servizio per il net. Questo diritto di Seppi. Cipolla attacca bene, conquista il primo gioco strappando subito il servizio a Seppi. Gioca molto profondo Seppi, ottima profondità. Diventa difficile per Cipolla rispondere. 0-15. Diritto molto pesante di Seppi. E qui Cipolla non riesce a rispondere in campo, la palla termina in corridoio. 0-30. Non va la prima di servizio, termina in rete. Questa è una seconda molto pesante. Non passa però questo diritto
Di Seppi termina sul nastro. E serve infatti molto bene. Risponde a fatica Seppi, ma poi sul punto successivo ancora molto bello di Cipolla. Recupera la situazione 30 pari. Grande stop volley di rovescio. Ottima questa stop volley di rovescio di Cipolla. 40-30. Che da 0-30 si porta sul 40-30 con due chance del 2-1 per lui in questa seconda partita. Serve molto bene Cipolla. Seppi risponde come può e poi gioca una smorzata vincente. Cipolla si aggiudica questo terzo gioco della seconda partita, 2-1 Cipolla. Andresse Seppi a servizio, 2-1 Cipolla. Ormai ogni gioco è importantissimo. Non va la prima di servizio. Risponde come può Cipolla su questa ottima seconda palla di servizio di Seppi. E poi gioca un vincente Seppi senza grossi problemi. 15-0 per lui. È fuori questo rovescio. Ha voluto giocare troppo vicino alla riga. Pur essendo a metà campo, poteva giocare magari in maniera meno rischiosa. 15 pari. È fuori questa volta il colpo di Cipolla, questo diritto che termina in corridoio. E serve molto bene, mette subito in difficoltà Cipolla, scende a rete e gioca una volée vincente che Cipolla ribatte in corridoio. Net è fuori questa prima palla di servizio. Gioca però un'ottima seconda e al secondo scambio si conquista il punto. Non passa la prima. Seconda di servizio. Bravo e fortunato su questa risposta al servizio Seppi, che prende il nastro imprendibile per Cipolla. 0-15. Il 0-30 con questo rovescio in rete di Cipolla. Questo è un errore, diciamo, abbastanza gratuito. E per il secondo game consecutivo sul suo servizio si trova sotto 0-30. Fuori questa prima di servizio, che però Seppi giudica buona e quindi concede e restituisce il favore del primo set a Cipolla. Questa è lunga invece, questo diritto di Cipolla. Un brutto game di Cipolla, si trova sotto adesso 0-40 con 4 chance per Seppi di strappargli il servizio. Vediamo come va. Se l'è giocato a rete Cipolla. Ha recuperato bene Seppi, ma poi quando sembrava di aver risolto il problema è riuscito a mettere in rete. 15-40. Tre chance Seppi
termina fuori questo rovescio di Seppi? 30-40. Sbaglia malamente questa. Ottimo servizio di Cipolla che recupera un grande game sotto 0-40, mantiene il servizio e conduce 3-2 nel secondo set. Termina in corridoio questo rovescio di Cipolla, 15 pari. Incontro che si conferma molto equilibrato. Giocato proprio sul filo di lana, non passa la prima di servizio di Seppi. Ancora in rete questo rovescio. Ancora in rete questo rovescio di Seppi. 15-30. Il Seppi serve molto bene e scende a chiudere al volo. Si porta in parità 30 pari. Ottimo questo rovescio alto di Seppi che gioca questo vincente lungo linea. 40-30. Primo servizio. Grazie, ciao. Termina sul nastro questo diritto di Seppi. Diciamo che questo è un punto decisivo del torneo proprio. E Seppi se lo gioca a rete, ma mette la volée di diritto sul nastro ed è gioco, partita incontro. Flavio Cipolla, il giocatore romano, si aggiudica per la seconda volta consecutiva quarta e quinta edizione del Memorial Carlo Agazzi ed è di nuovo il re di Brescia. Andrea Seppi, allora, Brescia, hai vinto l'ultimo torneo la settimana scorsa a Rovereto, campionato italiano squadre, hai vinto in Val Gardena, qua a Brescia, dai, ci può stare, diamo un po' di soddisfazione anche a Cipolla, anche se l'importante è vincere sempre. Sì, chiaro, ma penso che sia stata una buona finale, meglio della semi sicuramente, abbiamo giocato un buon match, senza dubbio, e qualche errore di troppo, però ci sta, cioè, siamo in piena preparazione per l'anno prossimo, quindi siamo un po' carichi di lavoro, però penso che sia stata sicuramente una buona finale. Fredi, ti ho visto un po' un attimino fare delle smorfie per i carichi di lavoro alla schiena, qualcosa? No, un po' contratto, un po' duro dalla palestra e tutto il lavoro, però è normale, insomma, dobbiamo cercare di caricare al massimo adesso in questo periodo per essere in forma all'inizio dell'anno, quindi ci sta che c'è un po' di fatica addosso, però è normale. Grazie per essere venuto, sei un grande campione. A voi, grazie mille. Allora siamo con Flavio Cipolla, per 2 anni consecutivi hai scritto il tuo nome nell'albo d'oro, nel trofeo Carlo Agazzi, avevi di fronte un grande campione, però tu stasera hai battuto Seppi. Sì, no, sono molto contento, ho giocato, penso che sia stata una bella finale, insomma, anche divertente da vedere, e il primo set al tie, molti punti combattuti, no, sono contento di aver vinto e vorrei fare i complimenti
ad Andrea per l'organizzazione, perché è venuta fuori veramente una cosa fantastica, tanta gente, organizzazione perfetta, e mi trattano come uno di famiglia ormai, e quindi spero di tornare il prossimo anno. Ma grazie anche alla tua intelligenza tennistica e anche alla tua semplicità da uomo, da grande campione. Grazie a voi. E buon 2014. Eh sì, speriamo di fare un bel inizio di stagione e poi continuare bene per tornare nei primi 100. Una sola parola, grazie ragazzi per aver portato questi giorni in giro una manifestazione straordinaria, un tennis di altissimo livello. Oggi in giro è la strapiena di gente, anche per le concomitanti manifestazioni che avvicinano a Natale. L'anno scorso ci eravamo visti qui, avevamo detto andiamo avanti, cerchiamo di fare di più e meglio, e ce lo diciamo anche quest'anno, quindi bellissimo, complimenti e facciamo di più e meglio per il prossimo anno. A Palaiseo, come avete visto, si è giocato un'importante piccola Wimbledon con Cipolla, numero 5 in Italia, con numero 2 Seppi, che è il 24esimo nel mondo, e poi con Seppi abbiamo parlato di quello che sarà il futuro anche della nazionale italiana per Coppa Davis, che si incontrerà con l'Argentina. Tutto questo era per ricordare e per dare e valorizzare chi ha investito
e ha fatto venire i più grandi tennisti italiani. La settimana prossima, come vi ho detto nella presentazione, chiuderemo con la serata della Brescia Corse. L'appuntamento per la settimana prossima. Grazie e buona serata a tutti.